Ehi, hey, so Hectors! Lollo qui. Cosa serve per pronunciare la R? Un paio di pinze e una buona saldatrice. Posso dirti cosa non serve. Riuscire a toccare la punta del naso con la punta della lingua serve quanto... quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. Eppure, guarire la R moscia è possibile. Serve molto allenamento, ma tutto l'allenamento che ti serve è qui, in descrizione. Come viene prodotto il suono della R e come puoi allenare la lingua per riuscire a farlo anche tu? In questo video le risposte. Qualche scellerato afferma che per produrre il suono della R italiana occorre toccare la punta del naso con la lingua. Falso! Basta che con la punta della lingua tu riesca ad arrivare agli alveoli degli incisivi superiori. Gli alveoli sono le cavità in cui sono inseriti i nostri denti. In questo caso basta che con la punta della lingua tu riesca a toccare la linea tra i nostri denti incisivi superiori, questi due denti qui, e l'inizio del palato. Se ci riesci, allora... Sì! Può fare! Ma deve riuscire a farlo con la bocca aperta. Quanto aperta? Non serve spalancare le fauci come un pesce-cane, basta distanziare mandibola da mascella quel tanto che basta per far passare tra le arcate dentarie una sottile matita. 3M, mandibola, mascella, matita. Penna in questo caso. Ecco perché in uno dei primi video sulla R moscia t'ho suggerito l'esercizio della matita, perché è l'esercizio più efficace per guarire. Lascio in descrizione il link a quel video perché è molto efficace per cominciare a correggere la R moscia. Anzi, facciamo che ti iscrivi al canale, così non ne perdi più di video. La R è una consonante alveolare sonora polivibrante. Il suono viene prodotto dalla vibrazione della punta della lingua contro la parte anteriore del palato. Questa vibrazione è dovuta esclusivamente al passaggio dell'aria tra la punta della lingua e il palato. Lasciamo stare l'equazione di stato dei gas ideali o dei gas perfetti. Porta la punta della lingua nella posizione in cui pronunci la D. Comprimi l'aria senza pronunciare alcuna lettera e non fare uscire l'aria dai lati né dalla punta. Concentrala semplicemente sulla punta, forte. Non esce nessun suono, giusto? Non potendo passare, l'aria aumenta la sua pressione fin quando non riesce a spostare un poco la punta della lingua. Una volta che un po' d'aria è uscita, la punta della lingua torna a contatto con gli alveoli, l'aria torna a comprimersi fino a quando non sposterà nuovamente la punta della lingua. Tutto questo avviene molto rapidamente e lo sbattimento, la vibrazione della punta della lingua sugli alveoli dà luogo a quel suono della R che noi stiamo cercando. Attenzione, l'aria non deve uscire dai lati della lingua, altrimenti... Ecco perché continuare a ripetere tle, tle, tle difficilmente è una strada che porta a qualche risultato per la R moscia, almeno negli adulti. Nella L l'aria se ne va dai lati della lingua, non dalla punta. Prova! L'unica cosa simile tra L ed R è il distanziamento delle arcate dentarie e la posizione della lingua. Dopodiché... Non è lo stesso fottuto campo da gioco, non è lo stesso campionato e non è nemmeno lo stesso sport. Chiaro allora? Solleva la punta della lingua verso il palato e concentra il più possibile il flusso d'aria al centro della lingua, cercando di far uscire quest'aria dai denti davanti. Dal momento che per la R abbiamo bisogno di agilità e tonicità della lingua, ecco un paio di esercizi per allenarla. Primo esercizio, che puoi fare anche mentre sei in mezzo alla gente perché all'esterno non dà alcuna impressione. Disegna, con la punta della lingua sul palato, qualsiasi cosa, numeri, lettere, equazioni, eccetera. Come vedi, all'esterno non si vede quasi nulla. Secondo esercizio, con la punta della lingua tocca prima il centro della guancia sinistra e poi il centro della guancia destra. Cerca di tenere la lingua il più a punta possibile. Questo invece, dall'esterno, è decisamente visibile. Fai questi esercizi assieme a quelli dello scorso video e più in generale... Fai questi esercizi assieme a quelli dello scorso video e più in generale insieme a quelli della playlist che ti indico
qui, da qualche parte. Se è un po' di tempo che stai provando a correggere la R, so cosa provi. Frustrazione. Sei in buona compagnia. La mia R è stata così fino a 30 anni. Poi, qualche mese di impegno, un'ottima insegnante di dizione. Un paio di pinze e una buona saldatrice. Ed ecco la R. Ho già aiutato qualcuno e sono a tua disposizione per una breve, gratuita chiamata Skype, se vuoi. Mi trovi facilmente sul mio sito, ci sono i contatti. Metto tutto in descrizione. Tu metti un like, però. E guarda gli altri video. Ciao, so Hectors. Non è lo stesso fottuto campo da gioco, non è lo stesso campionato e non è nemmeno lo stesso sport. Cioè, a cagare, ma andava bene almeno fatto.